Nuovo mese, nuova ondata dei giochi gratuiti in arrivo su PlayStation e Xbox attraverso i rispettivi servizi di abbonamento. Un mese agrodolce, possiamo definirlo così, con diverse uscite intriganti, alcune un po' meno, e avremo di che parlare, per cui io mi getterei subito nel vivo della questione. Partendo dal Gold, dal 1 al 31 arriva Haven Colony, titolo dell'epoca Xbox One, uno strategico che potremmo definire una sorta di SimCity fantascientifico, titolo di cui trovate e lo scopriamo qui sul canale. Titolo che io ho apprezzato parecchio, perché sia per direzione artistica, sia per struttura, per concept, funziona un po' tutto in Haven Colony. L'ho trovata una delle alternative più intriganti ai grandi nomi di questo genere videoludico. Titolo da non sottovalutare, per quanto chiaramente, magari come apripista dell'offerta mensile, ci si aspetterebbe qualcosa di un po' più di impatto. Però, titolo assolutamente valido e degno di nota. Esattamente come Project High Rise dal 16 giugno al 15 luglio, un po' l'erede spirituale di Sim Tower, titolo in cui il vostro obiettivo sarà quello di comporre degli enormi immobili con attività commerciali e o professionali. Quindi titolo di nicchia, inevitabilmente, ma con una sua identità ben chiara, cioè, gioco interessante, stimolante, chiaro, si rivolge a una tipologia di giocatori ben precisa, però ha il suo perché. Date un'occhiata perché anche questo potrebbe rivelarsi interessante. Quindi diciamo che l'offerta dell'era Xbox One è molto improntata sulla strategia e la gestione. Mentre per quanto riguarda i retrocompatibili dell'era 360, andiamo molto sul vecchio, vecchio, vecchio. Perché dal 1 al 15 arriva Super Meat Boy, l'eterno e indimenticabile platform, che fa sclerare tanto, questo va detto. Gioco molto punitivo. All'epoca della sua uscita fece parlare tanto proprio per questo suo livello di difficoltà elevatissimo e ancora oggi però credo possa riservare grandi soddisfazioni perché è uno di quei giochi eterni. Sì, passa il tempo, però il concept funziona talmente tanto che risulta comunque attuale. Per cui dategli un occhio perché è uno di quei giochi che secondo me meriterebbe essere giocato un po' da tutti. Discorso un po' diverso lo farei per Rascals dal 16 al 30 giugno, un action platformer che sì, carino, divertente, simpatico, quello che volete, però ha fatto un po' il tempo suo, era già poco entusiasmante all'epoca, figuriamoci adesso che saranno passati, credo, più di 10 anni, sì, sicuramente più di 10 anni. Titolo gradevole, specialmente se condiviso, però diciamo che in un periodo come questo ci si aspetterebbe qualcosa in più. Allora, è chiaro che Microsoft ormai è totalmente orientata sul Game Pass, ha avuto meravigliose uscite anche al Day One, ultimamente ne parleremo questo venerdì, però no, magari uno vorrebbe vedere cose un po' più di impatto. È chiaro che i servizi di abbonamento non possono offrire sempre il meglio del meglio, però la sensazione è che si stia andando un po' più sul far numero che sul cercare di offrire veramente qualcosa di valido al pubblico. Per cui mi auguro che nel prossimo futuro, magari già dal mese prossimo, arrivi qualcosa di un po' più consistente, perché il Gold ultimamente lascia un po' a desiderare per consistenza dell'offerta ludica. Dal mio punto di vista, poi è chiaro, ognuno la vedrà a modo suo. Per quanto riguarda il Plus, devo dire che le cose sono andate molto meglio. Perché? God of War. Allora, God of War, che ci dice questa scelta da parte di Sony? Ci dice che l'annuncio, o quantomeno le novità su Ragnarok, sono imminenti. Questo tipo di scelta non è quasi mai casuale, credo non lo sia affatto questa volta. Anche perché oggi, stasera, e ci saremo se volete, ci sarà lo State of Play che seguiremo in diretta e di conseguenza mi aspetto che arrivino proprio adesso novità su Ragnarok in modo tale che questa uscita di God of War sul Plus possa in qualche modo alimentarle, fargli la cassa di risonanza e suscitare nel pubblico la voglia di vedere di più. È funzionale questo annuncio e quindi è funzionale questa scelta. Poi, Naruto Shinobi Striker, questo è un picchiaduro multiplayer, titolo validissimo, tra i migliori picchiaduro multiplayer che potete trovare sul mercato, adatto sia agli amanti del genere, sia agli amanti del brand, è un titolo un po' un evergreen della categoria, quindi consigliatissimo per quel che vale il mio punto di vista, perché l'ho trovato all'epoca veramente molto intrigante, ancora oggi mi sembra sia abbastanza giocato e credo che questa uscita lo rilancerà parecchio sul mercato. Dategli un occhio perché potrebbe stupirvi e specialmente se doveste avere modo di condividerlo con degli amici più che con chi capita. Ultimo titolo, questa volta PS4 e PS5, mentre gli altri due erano solo PS4, ma chiaramente giocabile anche sulla 5, inutile dirlo, è Nickelodeon All-Star Brawl. Questo è un brawler, tipo Super Smash Bros. Per intenderci.
e lo trovo molto molto valido, molto divertente, molto riuscito, con i personaggi di Nickelodeon, quindi i più iconici di questa famosa, di questo famoso brand, ecco, definiamolo così. Titolo che ho apprezzato all'epoca e che trovo perfetto per questo tipo di servizio in abbonamento. Cioè, io nei servizi di abbonamento vorrei trovare tutti i giochi come Nickelodeon All Star Brawl. Perché? Perché sono i classici giochi che io non mi comprerei, ma che se trovo gratuitamente gioco volentieri. I pick che vengono fatti da Sony e Microsoft dovrebbero essere sempre in linea con titoli così, perché sono quelli che suscitano reale interesse nel farsi un abbonamento. Cioè, io personalmente, oggi non avessi il Plus, lo farei per provare questo qui. Perché è la classica cosa che dice, ok, io non me lo comprerei, però approfitto per vedere com'è. Per cui, insomma, ed è qualcosa che vorrei vedere fare anche un po' da Microsoft ultimamente, e glielo vedo far poco. Per cui, speriamo che i prossimi mesi portino consiglio, eh? Speriamo. Detto ciò, ragazzi, a questo punto mi rimetto un po' alle vostre, ai vostri pareri, fatemi sapere cosa consigliereste, cosa sconsigliereste e perché, soprattutto. E noi ci vediamo il mese prossimo con le prossime uscite.